Track. Stiamo registrando. Da quanto tempo stiamo registrando? C'ho gli occhiali sporchi, come sempre. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale qui su Overlands. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Io sto latitando ultimamente, ma presto capirete perché. Non vi voglio anticipare nulla, ma un po' di indizi ve li ho dati anche nelle altre puntate. Se non le avete viste, andatevi a vedere tutte le altre puntate, che non sto scherzando. Oggi volevo parlare con voi della effettiva necessità di un monitorino tipo questo qui. Se effettivamente serve o non serve un monitor di questo tipo, perché molto spesso ci si fa prendere la scimmia che uno vuole questo cosino perché è veramente carino, magari da abbinare alla propria fotocamera, ma in realtà non serve. Per esempio, se avete una fotocamera col monitor che si ribalta, non so fino a che punto possa servire un monitorino. Io che ho la Slalfa 6500, questo qui, un monitorino mi serve. Più che altro sto utilizzando il Lilliput A7S, l'avevo recensito un po' di tempo fa, vi lascio il link nelle schede, però ultimamente ho preso anche questo qui, che è il DesView 5,5 pollici Mavo P5. Mi sta suonando il telefono. Pronto? 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 Va bene, che stavo dicendo? Mi hanno distratto. Io ho preso... Ancora? Pronto? Sì? Non ne ho idea. La gente è fuori di testa. Cioè, chiamano me perché hanno trovato il numero nel quartiere per sapere di una persona che abita nel quartiere. Ma che ne so io? Che conosco tutte le persone nel quartiere. Oddio. Tornando al discorso di prima, mi sono fatto acchiappare dalla scimmia di prendere questo qui, questo DesView. Questo è un monitorino di 5,5 pollici, si chiama DesView Mavo P5 e permette di avere uno schermo esterno per poter vedere le cose che stai registrando, soprattutto se hai una fotocamera che non ha uno schermo ribaltabile oppure se utilizzi un gimbal. Per esempio sul mio DJI Ronin SC questo qui ci va a fagiolo, perché non è grande come il 7 pollici che uso adesso per guardarmi mentre mi filmo, perché quello lì da 7 pollici sta bene lì fisso. Mi serve come monitor per la Alpha 6500, appunto. Questo è più piccolino e per il Ronin SC, per il gimbal, è perfetto, perché è più piccolino. Gli attacchi uno small rig tipo questo qui, uno snodo, glielo attacchi di lato e quindi è molto più comodo. Ma come al solito, prima di continuare, vediamo prima cosa esce nella confezione. Nella confezione troviamo il monitor DesView Mavo P5, due cavi da HDMI a micro HDMI e da HDMI a mini HDMI, una pezzettina brandizzata DesView arancione, le alette che servono come paraluce per il monitor e una staffa comodissima che serve per poterlo collegare all'hot show, al cold show della fotocamera, cosa che non sempre viene inserita all'interno delle confezioni dei vari monitor. Per esempio sul Lilliput non è uscita nessuna staffa e farebbe comodo avere una staffa, però nel Lilliput è uscita una testa a sfera, però io preferisco questa staffa perché questa staffa qui ti permette di avere il monitor un pochino più saldo. Lo preferisco sinceramente. Ormai ho questo monitor da diversi mesi, sarà un paio di mesi che ho questo monitor, lo sto provando in lungo e in largo perché essendo piccolino mi permette di poterlo utilizzare in qualsiasi tipo di situazione e la qualità non fa rimpiangere assolutamente dei monitor più blasonati. Sul fronte troviamo soltanto lo schermo, il logo e una serie di alette che servono per collegare il paraluce. Nella parte alta troviamo il tasto di accensione, tre tasti funzione per poter memorizzare delle impostazioni e il tasto exit e una rotellina per poter navigare tra le varie funzioni, che è scrollabile e cliccabile. Sul lato sinistro troviamo una presa HDMI in ingresso, purtroppo non c'è una presa HDMI in uscita, ma io non l'avrei neanche utilizzata, quindi non lo so, magari potrebbe essere utile, ma in questo caso non c'è, e il connettore per l'alimentazione. Dall'altro lato invece abbiamo un attacco a vite e in più una cosa importantissima, una cosa che trovo utilissima, l'attacco per le cuffie, quindi c'è il jack di uscita per le cuffie, fighissimo, perché per esempio l'Alpha 6500 non ce l'ha, collegando questo monitor via HDMI io posso collegare le cuffie direttamente tramite il monitor e ascoltare l'audio direttamente in ripresa, la cosa è fantastica. Sul fondo troviamo una presa micro USB e un altro attacco a vite, mentre sul retro troviamo l'alloggio per poter ospitare una batteria NP750 o NP770. Io uso questa qui che è una NP750A, vediamo se me la metto a fuoco, o 770A da 4800 mAh e funziona alla grande. Metti a fuoco, basterà inserirla in questo modo. C'è il tastino per poter bloccare
la batteria, in questo modo è bloccato, poi tramite la levetta che c'è in alto si accende il monitor ed è pronto per essere utilizzato. Sporge abbastanza, però vi posso assicurare che questa qui vi dura veramente un sacco, e se avete una sessione video molto lunga ve la regge abbastanza bene, un'oretta ve la tiene tutta. Ci sono comunque altre batterie anche più piccoline, ma ci sono anche batterie anche più grandi, credo, non so se questa è la più grande, però sicuramente più piccole ci sono. Per quanto riguarda il menu è davvero intuitivo, basterà semplicemente cliccare sulla rotella e navigare appunto scrollando con la rotella tra le varie funzioni. Tutte le funzioni che sono presenti sono quelle classiche dei monitor anche più di fascia più alta, quindi non perché questo monitor costi di meno, è perché appena uscito debba avere funzioni in meno. Le funzioni ce l'ha tutte: la regolazione della luminosità, il colore, la possibilità di scegliere le guide all'interno del monitor, quindi per avere le proporzioni di quando si va a girare, per esempio se si usa per filmare, la scelta della lingua. Per la lingua abbiamo soltanto inglese e cinese, però, e col tasto exit si può tornare indietro nelle varie funzioni. La versione del firmware attuale che ho io installato qui su questo monitor è la 3.2, non so se è uscito un altro aggiornamento, ma per l'aggiornamento sicuramente si utilizzerà la presa USB che c'è sul fondo. A chi può servire un monitor come questo? A parte a chi gli viene la scimmia di volerlo comprare come me, però non vi fate condizionare dalle vostre scimmie. Potrebbe servire, come dicevo prima, a chi ha una fotocamera che non ha un monitor che si ribalta e ha bisogno di filmarsi, chi fa vlog, chi ha un canale YouTube, chi ha bisogno di riprendersi per qualche motivo e ha una fotocamera seppur abbastanza potente però senza un monitor che si ribalta, questa potrebbe essere un'ottima soluzione, piccola, 5,5 pollici, quindi molto comoda da utilizzare. Oppure chi utilizza riprese con il gimbal. Con il gimbal, come vi ho fatto vedere prima, con il Ronin SC è la morte sua, è perfetto, perché con il 7 pollici sarebbe troppo grande, essendo il Ronin SC non il Ronin S, quindi un po' più piccolino, un 5,5 è molto più proporzionato e molto più comodo da poter utilizzare. In conclusione, lo consiglio questo monitor? Dipende, se ti serve te lo consiglio caldamente, nel senso, se ne hai bisogno, se senti la necessità di un monitor, questo qui è un'ottima soluzione, perché vi posso dire per esperienza personale, tra il 7 pollici e il 5,5 pollici, il 7 pollici è molto più comodo se dovete tenerlo fermo. Se invece dovete andare in giro e collegarlo anche alla fotocamera, consiglio caldamente un monitor più piccolo, il 5,5 pollici. Quando ho preso il 7 pollici a suo tempo, mi sono fatto ingannare dal fatto che a parità di prezzo, perché più o meno questo DesView costa come il Lilliput, siamo intorno ai 150 euro se non ricordo male, mi sono fatto ingannare dal fatto che allo stesso prezzo potessi avere un monitor dalla diagonale più generosa. Ma in realtà non è molto più utile. Sì, mi è utile in questo momento perché ho ritrovato un utilizzo che può essere utile per me, però se dovete andare in giro, un monitor da 5,5 pollici tutta la vita. Ragazzi, questo è tutto, vi lascio come sempre il link di questo monitor in descrizione, di tutto quello che parlo nei vari video vi lascio sempre i link in descrizione, usateli perché così fate crescere anche il canale, date una spinta anche al canale per poter prendere altri prodotti e poterli recensire. Noi ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, rimanete sintonizzati perché molto presto ci saranno delle novità, ci sarà un altro tipo di format, ci sarà un altro scenario, ci saranno altre cose. Mi raccomando, iscriviti, clicca sulla campanella, ci vediamo alla prossima puntata. Alla fine delle clip ti accorgi che avevi gli occhiali sporchi, stavolta me ne sono accorto prima, sto migliorando. Va bene, allora volevo fare una live però ho detto no, ci faccio una puntata. Va bene.